summer of love. Benvenuti ragazzi, sono Jesse, questo è un nuovo video. Oggi sono sul video degli acquisti del Games Week. Ieri sono stato al Games Week, ho fatto abbastanza acquisti, quindi volevo farveli vedere. Naturalmente vedrete poi anche la giornata del Games Week dentro il weekly, che uscirà in ritardo perché non ho ancora finito di editare, visto che sono tornato esausto dal Games Week, non ho avuto tempo di editare e oggi ho dormito fino a tardi, che oggi è domenica 7. Però devo dire che è andato molto molto bene questo Games Week, mi sono divertito proprio tanto. In questo caso vi faccio subito vedere gli acquisti. Come prima cosa, non sono acquisti, sono regali. C'è delle ragazze che hanno detto: se ci date nome, cognome e mail, vi diamo dei gadget. Come gadget mi hanno dato questo di Wolfenstein 2, che è tipo un portatessere, tipo dentro ci mettete delle teste, tipo, credo serva questo, non ne sono sicuro. E poi questa cosa qua, che veramente devo mettere a fuoco, è un cavettino per l'iPhone, per caricare l'iPhone, portachiavi, ecco. Cioè, avrei sperato di meglio, perché appena l'ho visto ho pensato... E una mini chiavettina USB per l'iPhone, invece no, avevo chiesto troppo, avevo mangiato troppo. Poi come acquisto ho comprato questo, che è una specie di Lego, non ufficiale, non è della Lego, di One Piece. Ho pagato una cosa come 12 euro. Sono sempre blocchettini tipo stile Lego, ecco. Ma non so, sono tipo più piccoli e sono per fare delle minifigure, ecco. Però carino, mi è piaciuto, ho detto magari da metterlo da qualche parte in camera, ci sta anche bene. Poi ho comprato una mystery box dal valore di 25 euro. Ho comprato 25 euro di mystery box, che al suo interno conteneva un paio di oggetti. Conteneva questo, se lo mettesse a fuoco sarebbe molto bello. Ecco, è un mazzo di carte della DC, non so da chi è prodotto, non c'è scritto, comunque carina come cosa, non è proprio il mio genere, però come gadget non era quello che mi è dispiaciuto di più nella Mystery Box. Quello che mi è dispiaciuto di più, okay, perché non è proprio il mio genere, poi c'è chi piace, c'è chi non piace, e dei tipo delle figure, delle minifigure di Frozen. Cioè, ditemi voi cosa mi servono delle minifigure di Frozen. Tra l'altro nel sacchetto della mondezza c'era dentro. E adesso lo apro, voglio vedere cosa c'era veramente dentro, cos'è che c'era. Oh, che carino, che cosa inutile. Trovato Olaf di Frozen. Io lo metto a fuoco. Eccolo. Ho trovato Olaf di Frozen, molto carino, però inutile. Poi adesso andiamo al penultimo pezzo della Mystery Box, che è questo, che non ho la minima idea di che cosa sia. Che è tipo una di quelle cose con la testolina che si muove. Non me lo faccio neanche vedere, tanto perché non so a cosa serve. È morto Olaf. E cosa mi serva? L'ultimo cosa che era nella box, non è qua perché l'ho buttato a lavare, era una t-shirt del Trono di Spade, che è una serie tipo che chi ha seguito gli altri weekly sa che ho iniziato da poco, quindi sì. Poi veniamo a uno dei primi acquisti belli, cioè ho comprato dallo stand di GameStop, ho comprato l'edizione speciale di Ready Player One, che è il mio film preferito in assoluto, che al suo interno contiene il Blu-ray del film e il pop di Parzival. Chi non ha visto Ready Player One, Parzival ovviamente è il protagonista, diciamo, il alter ego del protagonista. Poi ho comprato un altro elemento di decorazione, ho comprato questa lampada a forma di simboli della PlayStation, dei comandi della PlayStation, che si illumina ognuno di un colore differente, anche carina da spenta. È una cosa che ho visto su tanti post su Instagram, ma non ho mai trovato
a comprare online o roba del genere. Non so come mai, magari cercavo sbagliato, però appena l'ho vista l'ho comprata subito perché era una cosa che mi è sempre piaciuta. Poi ho comprato un pacchetto di carne secca perché ero curioso di provarla. E sì, buona, ma non niente di speciale, almeno questa qua. Devo provare a vedere quella originale. Poi questo è l'acquisto più importante, che ho comprato il Pro Controller della Nacon. Il Nacon Pro Controller 2, che ero stracurioso di provare. Ero sempre stato indeciso tra comprarmi questo o lo SCAF. Ho deciso di prendere questo qua perché stava in offerta al GameStop con 50 euro di sconto più o meno. Se mi mettesse a fuoco magari. Ehi. No, non mi metto a fuoco, va bene. Sì, quella è la mia faccia, mettimi a fuoco perché... Grazie macchinetta. E come ultimi due acquisti, perché comunque non ho fatto grossissimi acquisti, non avevo tanti soldi da spendere, soprattutto perché fino al mese c'è poi Lucca Comics. Ho comprato The Impatient, che è il gioco per il VR, un horror, così mi posso divertire con gli amici o con l'amica a farle spaventare. E volevo sempre provare, ho comprato sempre per il VR Bravo Team. Adesso non sono proprio uno che compra tutti i giochi per il VR in generale, però, ok, è morta la lampada. Però ero stracurioso di provare questi due qua. Volevo provare anche l'altro che non mi ricordo più come si chiama, sempre per il VR, che usi il fucile come Bravo Team. Adesso volevo poi provarli. Credo porterò poi un video un giorno, non ne sono sicuro, perché comunque registrare il VR è un po' un cavolaccio per me. Però niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, andate su Instagram, che come è successo per Games Week ho postato un po' di storie dell'evento. Seguitemi sui vari social, c'è il canale Telegram, c'è il canale Twitch in cui ho iniziato a fare qualche live giusto per provare. Io vi ringrazio, da JS è tutto, ciao a tutti. Bella!